woke up in London yesterday. Found myself in a city near Piccadilly. Don't really know how I got here. I got some pictures on my phone. New names and numbers, but I don't know. Gotta be a good laugh. This has gotta be a good laugh. This could really be a good laugh. Good laugh. Say oh, got this feeling that you can't fight. Like a city is on fire tonight. This could really be a good laugh. A good, good laugh. Ho iniziato la mia carriera facendo il settore giovanile al nord. Poi sono andato a Cireale nel 2000. Ho conosciuto personaggi importanti come il direttore della Monaco, Mario Marino, il presidente Pulvirenti, ma non poi lì, insomma, lanciato nel calcio professionista, diciamo. Dopo, niente, le mie tappe più importanti, insomma, penso che quella più, la più importante, ecco, della mia vita, la mia carriera calcistica è stata quella di Trapani, perché ho fatto una scalata molto bella e significativa dalla C2 alla B. Ben sapete, ovviamente ricordo dei gol più importanti, più belli, diciamo, più gloriosi della mia carriera sono stati quelli di San Siro contro l'Inter, ovviamente, insomma è un gol che rimane nella storia del calcio. Un altro importante a Cremona, contro una grossa squadra, quella del mister, ecco, che mi sono ritrovato qui a Catanzaro, mi fa piacere ovviamente lavorare con lui, ci conosciamo, insomma mi conosce. E niente, poi un altro gol qui a Catanzaro in Coppa Italia, mi ricordo nel 2012, mi sa, se non sbaglio. Comunque poi vinse il Catanzaro 2-1 con la mia rete. E niente, queste sono più o meno le tappe più importanti. Something that I miss hopelessly. I feel like the window closes so so quick. Hopelessly, I'm taking a mental picture of your now. Cause hopelessly, the hope is we have. Sono arrivato nei professionisti in ritardo, diciamo, come dicono ovviamente gli addetti ai lavori, però l'importante è arrivare, ripeto, nel calcio ci sono tante componenti che devono andare tutti in maniera dritta e abbastanza, insomma, significativa. Mi ritrovo adesso comunque a stare, insomma, in una grossa società come Catanzaro. Sono contento lo stesso perché mi sono tolto delle soddisfazioni che magari fino a qualche anno fa per me erano impensabili. Il mio nome Maradonia me l'ha dato la città di Trapani, i tifosi di Trapani, mi hanno reso veramente felice, ma non solo per il nomignolo, ma per l'affetto che comunque mi hanno dato da subito, che comunque io penso di aver ripagato poi facendo, ecco, il mio lavoro, cioè facendo bene, facendo il professionista e lavorare per quella maglia, ripeto che mi sono tolto delle soddisfazioni incredibili. Madonia! Il coro visto Madonia mi ha veramente messo i brividi perché erano in tanti, tutta la curva che ti canta cosa per te singolarmente ti fa enormemente piacere, onore, ti fa capire che veramente sei entrato nei cuori di queste persone, di questi tifosi, di questa città. Bene, riportare il nome del Catanzaro che merita comunque almeno la B, perché per i sei mesi che l'esperienza che ho avuto in B, posso dire che questa piazza, questa società è veramente sprecata in prima divisione. Adesso io ho famiglia, magari prima in maniera diversa, ma sempre nei limiti che un calciatore possa fare. Adesso comunque la quando che è nata poi mia figlia, io per me, insomma, la famiglia è importante, ti dà dei valori diversi da quando comunque
ecco, ancora poi non, da quando non ce l'hai. Sto sempre con la mia famiglia, vado in giro, insomma, una vita tranquilla e serena. Saluto tutta la città di Catanzaro, tutti i tifosi di Catanzaro e seguire la web TV che va in onda qui dai nostri carissimi amici. Ciao a tutti.